Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Pavo Pico, Tiny Whoop decisamente interessante prodotto da BetFPV. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il drone, due canopi, una batteria, un set di eliche di ricambio e tutto l'occorrente per collegare la VTX al frame. Prima di iniziare facciamo un po' di chiarezza dicendo subito che questo Whoop viene venduto senza il comparto video, quindi non è presente né una videocamera FPV né una videotrasmittente. Il prezzo, come vedete, è decisamente basso, questo proprio perché non è incluso il sistema video. Tuttavia le immagini e la descrizione qua sopra potrebbero trarvi in inganno, ma effettivamente cam e VTX vanno acquistate a parte. Infatti scorrendo la descrizione, un po' più in basso viene specificato bene che il comparto video va comprato separatamente. Il Pavo Pico è compatibile con tutti i principali sistemi di trasmissione video, come HDX Vista, Runcam Link, Walksnail Avatar HD e DJI O3. Naturalmente si può usare qualsiasi VTX analogica di piccole dimensioni, mentre una Reunit prima versione risulta troppo ingombrante per essere abbinata a questo modello. Detto questo, passiamo all'analisi del drone, più avanti vedremo meglio come sistemare la VTX. Partiamo dai motori. BetFPV ha usato degli 1102 da 14.000 kW. Questi motori sono pensati principalmente per le 2S, ma eventualmente possono essere usati anche con le 3S, magari riduciendo l'output motori all'80-90%. Le 3S si possono tranquillamente usare in quanto tutta l'elettronica le supporta. Scalare i motori all'80-90% può essere utile per avere un maggiore controllo del modello. Per quanto riguarda il flight controller, abbiamo un F4 20A FCV1. Come abbiamo appena visto, può essere usata con lipo da 2 a 3 celle. Questa scheda è pensata per i Whoop in digitale, in quanto dispone di un back da 9V a 2A, ottimo per un HDX Vista, DJI O3 o Walksnail Avatar HD Nano. Il gyro è un ICM42688P, un M+6000 sarebbe stato sicuramente meglio, ma delle volte bisogna accontentarsi. Questa scheda ha una memoria integrata di 16 MB per registrare i log della black box. 16 MB non sono tantissimi, ma con un po' di pazienza si riesce a fare un po' di tuning, magari scaricando i log dopo ogni sessione di volo. Altra caratteristica interessante è la ricevente Express LRS integrata nel flight controller. Questa che vedete qua, infatti, è proprio l'antenna della ricevente Express LRS. Come tutte le schede IO, anche questa ha degli ESC integrati, in questo caso abbiamo dei BLLS da 20A. Il firmware degli ESC è BlueJay versione 0.19.2, quindi pienamente compatibile con gli RPM filter e bidirectional D-Shot. Considerando i motori utilizzati, questi ESC ci permettono di volare in tutta tranquillità, perché il consumo di corrente di questi 1102 rimane piuttosto basso. A questo punto vediamo come montare la VTX nel Pavo Pico, per questo tutorial userò una Runcam Wasp. Per sistemare la VTX serve questa piccola piastra che viene fornita in dotazione, ma andrà usata solo con HDX Vista, Runcam Link e VTX analogiche 20x20. Se avete un O3 non dovete utilizzarla, in quanto la VTX si incastra perfettamente nella canopy senza bisogno d'altro. Per quanto riguarda i collegamenti, abbiamo questi due cavi a disposizione. Usiamo questo corto se abbiamo sistema DJI O3, mentre questo lungo per HDX Vista, Runcam Link o Avatar HD. Io userò questo lungo sulla mia Runcam Link e taglierò il connettore per saldare i fili direttamente nella scheda. Perfetto, cavi saldati, posso andare avanti. Per quanto riguarda l'antenna, userò quella lineare che ci viene fornita in dotazione. Quindi poggio la piastra sul fondo della VTX e inserisco 4 viti lunghe. Poi le blocco tutte con i 4 dadi nylon. Posiziono il sistema video nella canopy bloccando la videocamera FPV con le viti e poggiando la VTX. Adesso prendo 4 gommini e 4 viti filettate. Quindi infilo i gommini all'interno di questi fori. Poi posiziono la canopy sopra e stringo le viti da sotto. L'ultima cosa da fare è collegare la VTX al flight controller e la build è terminata. Perfetto, il Pavo Pico è pronto e devo dire che si presenta decisamente bene.
Il peso del pavo picco è di 66.4 grammi. A questo punto spostiamoci su Betaflight. Per configurare il modello ci servirà questa piastrina che andrà collegata direttamente al flight controller tramite connettore JST. Per quanto riguarda le configurazioni, BetFPV ha già provveduto a fare quelle principali. In questo video mi concentrerò solo su quelle poche modifiche che rimangono da fare all'utente finale, quindi le schede che salterò possono essere anche lasciate così come sono. In configurazione possiamo disattivare il barometro, non avendo un GPS questa funzionalità non viene utilizzata e non serve lasciarla attiva. In preset dovete aggiungere quello relativo al refresh che avete impostato sul radiocomando, tutti i miei modelli sono settati a 250 Hz, quindi clicco qui. Poi scelgo HD Freestyle, Serial visto che la ricevente è connessa in questo modo, Singola cella perché è più semplice da capire. Quindi clicco qui e faccio PIC. Ora è essenziale fare subito salva e riavvia, altrimenti queste modifiche andranno perse. Per quanto riguarda i PID, possiamo vedere che BetFPV ha già fatto un po' di tuning, quindi lasciamo così. Stessa cosa nei filtri, anche qui è stata fatta qualche modifica per far lavorare al meglio gli RPM filter. I rates invece sono quelli stock, quindi metto i miei. Le modalità di volo vanno un attimo riviste in base a come avete impostato le switch nel vostro radiocomando. In ogni caso comunque l'ARM deve essere sempre associato all'AUX1. Personalmente vado a rimuovere Horizon, una modalità assistita è sufficiente e averne due risulta inutile. Una cosa che non è stata impostata ma non deve mancare assolutamente è il pre-ARM, quindi lo aggiungo. Per quanto riguarda la configurazione può andare bene così, il resto delle impostazioni possono essere lasciate così come sono. L'ultimo passaggio da fare è l'aggiornamento della ricevente integrata ExpressLRS, questo ci permetterà di inserire la password per il bind ed eventualmente portare il firmware all'ultima versione disponibile. Ho già trattato in un video specifico come aggiornare e configurare le riceventi ExpressLRS, per questo motivo quindi non scenderò nei vari dettagli. Per una guida completa vi rimando alla playlist dove trovate tutti i video che ho realizzato su ExpressLRS, il link è in descrizione. Avviamo l'ExpressLRS Configurator e assicuriamoci di scegliere l'ultima versione disponibile. In device scegliamo BetFPV 2.4 GHz. In device category scegliamo BetFPV 2.4 GHz IO RX. Come metodo per il flash utilizziamo Betaflight Pass-Through. Per quanto riguarda le opzioni possiamo lasciare tutto predefinito, l'unica cosa da inserire sarà la password per il bind, io ho già messo la mia. Vi ricordo che la password deve essere uguale a quella che usate nel modulo, il configuratore comunque mantiene in memoria l'ultima che avete utilizzato. Quindi clicco flash. Molto bene, aggiornamento completato. A questo punto abbiamo configurato tutto quello che ci serve per iniziare a volare, il pavo picco è pronto. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.